Sei tu che mi devi dare il vai o io a te, scusa? Dammi la cuffia, aspetta. Intanto bentornati con il blocco del nostro programma È ora di te. Ho degli amici, dei modelli che ora sfileranno per voi, ma ve li presento subito. Intanto ho il piacere di avere un personaggio unico nel suo modo, nel suo settore. È un ristoratore, innanzitutto, specifichiamo questa cosa, e nella sua vita è stato anche artista. Ora non so se lo è ancora, è artista nel suo settore sicuramente. Rino Manada. Oh, wow. Ciao. Ciao Rino. Ciao. Come stai? Bene. Hai condiviso? Sì, ho condiviso, certo. Abbiamo condiviso. Non ci credo. Stai sui miei 100.000 follower. Oh, il follower. Come l'hai detto tu? Guarda come l'hai detto, mi sono sciolto adesso. Il follower virale il mio. Senti, giusto perché cazzuto, bisogna anche capire all'estero che cosa stanno facendo, sì. Anche se non sento la sua voce. Adesso non sento la voce dell'amico che è lì dalla Germania, che è Nicola. Nicola. Buonasera, ciao, buonasera. Ma non ti sento, non ti sento. Come no? Nicola, non sento più la tua voce. Io allora sì. Non sento la tua voce, stranissimo. Mi comunicano dalla regia, caro Nicola, esci ed entra. Va bene. Per il momento abbiamo Rino Manada, eccolo qua. Rino, ma che è successo lì da Del Debbio, a Rete 4? Da chi? Sì, ma io non vedo i saluti dei tuoi follower. Devono... Eccoli. Sì. Oh, ci sono? Invita, sollecita i tuoi follower a sintonizzarsi sul tuo profilo. Sintonizzate a me sulle televisioni, stanno già collegate le persone. Ma non sulle televisioni, sul tuo profilo di Facebook. Mi senti? Il tuo profilo è collegato sulle televisioni alle case. Vito, mi senti? Ok, adesso sì, ti sento. Adesso buonasera a tutti. Nicola, ti sta chiamando, Nicola. Rino, sì, signor Rino, prego, lo sento. Come in Germania te ne andate? Sì, sono 30 anni. E cosa fai in Germania? La merda. La Germania? Io ho fatto per 22 anni il tuo lavoro. Ma ce l'ha? No, il gastronomia. E mo cosa fai? La Merkel in Germania? No, adesso lavoro in fabbrica. Spero di soldi, fabbrica di soldi. No, magari, di roba di macchine. Comunque, Rino Nicola è collegato con noi, perché poi lui ci dirà da quando, anzi glielo facciamo dire adesso, da che giorno i cittadini tedeschi in Germania hanno ricevuto i soldi dal governo? Due giorni. Cioè due giorni dopo? Sì. Il decreto. E non è buono. Capito? Perché? Se li sono già consumati. Ma qua parliamo di altre cifre, Rino, parliamo di altre cifre. Sì, quando? Allora a un ristoratore, per esempio, Nicola, che cosa allora, hanno dato? Allora, 40 posti a sedere, 9.000 euro. 100, sì, 100 posti a sedere, 15.000 euro. Rino! 120? Quello non lo so. Rino, e tu cosa hai ricevuto, Rino? Cosa hai ricevuto? Appoggia! Come? La poppie! vabbè. Rino, intanto, allora, ricordiamo al pubblico che ci sta seguendo che Rino ha una, si dice vucciaria, giusto? Vucciaria, sì. Vucciaria in quel di Gravina in Puglia. E chi non lo conosce? Noto ristoratore. Che cosa fai di preciso con la tua vucciaria? Praticamente io ho una casa di vino e vucciaria. Ah. Io ho incentrato l'attività su cibi rurali e cazzuti. Cibi dimenticati, c'è una rivisitazione della transumanza, della pastorizia, i cibi di come si cucinava una volta. Ah,
Bene, ma è vero che lì, sì, scusami, è vero che lì cantate anche? Certo, si canta e si suona. Beh. Io avrai visto qualche video, anche da Mola, dalla Germania, viene qualcuno. Arrivo oggi, oggi ho visto il video col polpo. Sì, il polpo. No, qual è il polpo? Il polpo era quello di Totettata. Diciamo... Lui non lo sa, lui non lo sa. Sì, è vero. Chi te l'ha dato? Chi te l'ha portato? Me l'ha dato uno di Mola, un personaggio che, diciamo, è in quarantena, non lo posso citare. Anzi, in quarantena. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ed è riuscito a darti il polpo. Ah, cavolo, però, mamma mia. Io ho fatto praticamente sulla mia pagina, i miei follower, tu sai che i fans devono rispettare, diciamo, devono rispettare il personaggio. Ho fatto una sorta di baratto, che mi portano delle cose loro. E io cambio con altre cose che mi hanno portato altri fans che non mi piacciono. Veramente? Sì. Cioè, che cosa, per esempio, cosa hai dato? Cosa hai dato? Lui mi portò l'altro giorno due conigli. Conigli. Non mi sono piaciuti perché temevo che fossero dei gatti, e allora ho capito, vabbè, vabbè, dai. Adesso non vorrei mettermi contro. E l'ho dato a quello che mi ha dato il, il allora praticamente ti spiego, questo mi porta due conigli. Uno lo voglio io di pieno e l'altro te lo mangi tu. Allora io, siccome sai, era un tipo, un personaggio sulle righe, in particolare, che feci? Glielo preparai il coniglio, il ripieno, un altro coniglio dentro. Così mi sbarazzai dal coniglio. Senti, Rino, ti ricordi le mangiate che ci siamo, che tu hai preparato per tanti di noi? Sì. No, tu quanti anni fa? Stiamo parlando di 15 anni fa. E tu te ne andassi, noi stiamo mangiando a gola. No, è che me ne sono andato. Non mi hai più invitato. Oh, no, mi hai invitato. No, mi hai invitato. L'energia delle olive, là. Così, è vero, Vito, è vero. Vito, li voglio dire al signor Rino che quando vengo in Puglia lo devo andare a trovare. No, hai sentito? Vieni sì, a trovare. Sì. Va bene. Sì. Mi sono arrivato. Mia moglie c'è il negozio. Sai che mia moglie c'è un negozio di abbigliamento. Mi sono sì, arrivato, allora è vero. Okay. Mi sono arrivati delle parrucche nuove, questi qua. Intanto ne approfitto per salutare alcuni tuoi amici, sicuramente. Salvatore Iorio, questo veramente non ci sta. Chi è? No, questo non si dice, no. Chi è Salvatore Iorio? Sono, diciamo, tu devi sapere, i follower, le visualizzazioni si ottengono anche con i fake. Allora, i fake, perché vengono i fake e io li fake ai fake. Ah, ho capito. Però, regia, mandami i saluti, quelli belli che tu ci hai fatto già vedere per Rino, caro mio. Per esempio, ci scrive Ursal. Sì. Ciao Rino, Tonio Ciliberti, ciao Rino, saluti da Ruvo. Poi mi sembra ci sono anche dei saluti da Milano. Sì. Mitico Rino, Saverio Capozzo, sì. Sei forte assai, dicono, Rino, sei forte. Certo che hai creato veramente un numero di follower incredibili. Tu sai, il lavoro, il quotidiano, capisci? Devo sai, gli algoritmi della pagina. Pensa che oggi praticamente ho fatto un check-up sulla pagina. Ho visto che io faccio di più di Rete 4. Addirittura, questo gliel'hai detto, gliel'hai detto in faccia, gliel'hai detto. Ma ti rendi conto? Perché? Praticamente, con la puntata di ieri, lo share è arrivato al 10, loro stavano attorno al 7, perché Del Debbio, Paolo, era al secondo posto, e prima di lui c'era Porro. Non ti perdere. Chi c'era? Prima di Del Debbio c'era Porro. Ah, Nicola Porro, sì, Nicola Porro. Porro. Fino al primo posto, poi è arrivato al secondo posto, perché al terzo posto stava Palombelli. E quindi oggi, non ho visto i risultati, non ho visto gli ascolti. Quanto ha fatto ieri? 10.
Quindi siamo sui 2 milioni più o meno. Sì, 10, siamo sui 2 milioni. Sono come i 2 milioni che ti arriveranno in tasca. Sì, sì, no, allora praticamente io, loro mi hanno chiuso perché dovevo andare alla pubblicità, ma io ho aperto un contenzioso con lo Stato, io voglio essere pagato i danni. Quello sei pagato i danni. Perché? Dici il perché. E perché ho saputo, diciamo, il contenzioso che hanno creato nella ristorazione. Per quanto mi riguarda, lo Stato dice che tu devi stare in credito, pagare le tasse, di assumere le persone. Io lo faccio, io faccio un danno, lo pago il danno. Adesso tu hai fatto un danno a me e pagami. Devi pagare i danni, Vito. Ora siamo entrati nella parte seria del programma. Allora, adesso tu che cosa reclami? Un contributo, ben venga. Io non dico no. Se uno ti dà un contributo, non si rifiuta mai. Però questi stanno continuando a crearmi problemi. Perché io l'altro giorno ho ricevuto una bolletta della luce, pur stando chiuso, ho ricevuto la bolletta della luce di 640 euro. Poi mi è arrivato il contributo di 600 euro dell'IVA. E poi io i 40 euro, da dove cazzo li vado a prendere? Senti, ma a me dispiace che ogni tanto si frisa. Vabbè, forse sarà perché si trova gravina. Vabbè, ecco, adesso ti rivedo. Adesso ti rivedo. Il contributo, sì. Va bene? Certo. Allora, io l'altro giorno ho ricevuto un contributo di 600 euro per la partita IVA. Chiaro? Sì. Poi mi è arrivato contemporaneamente, mi è arrivata la bolletta della luce di 640 euro. Ah, ho capito. E poi 40 euro, da dove li vado a prendere? Allora, intanto acclariamo una cosa, che i 600 euro ti sono arrivati. Sì, però mi è arrivata la bolletta dell'Enel di 600. Ho capito, ma ora ti arriverà... Cazzo, scusi, 40 euro, a me chi cazzo me li danno? Ti arriveranno gli 800 euro. E vabbè, se arriva un'altra bolletta, che faccio? Questo è quello che si chiedono in tanti. Certo. Senti, mi dici, in parole povere, che danno ha subito la tua ristorazione, la tua buceria? Allora, praticamente, se vogliamo quantificare il danno, che è un danno da quantificare, perché io oggi è il 1 aprile, e secondo il decreto Conte dovrei stare ancora chiuso. Non è primo aprile, però facciamo finta che non lo sia, perché questo è un programma che andrà in onda tra qualche giorno in TV. Vabbè, di ogni primo mi collego. Sono collegato il 1 maggio, io una giorno al mese. Lo so. Sì. Va bene. Praticamente Conte ha detto che dobbiamo aprire il 1 giugno. Ah, sì. Oggi siamo al 1 maggio. Sì. 1 maggio, te la ricordo, sul coraggio ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta, una bolletta di carta igienica. Ho capito. Arriva tutto, perché io devo stare ancora un mese qua. I danni sono da quantificare. Io oggi ufficialmente, in diretta dalla tua piattaforma, da questo dove andrà in televisione. Su Teleregione, la conosci la televisione. Allora, in diretta nomino i miei avvocati di fiducia, Giulia Bongiorno, Francesco Paolo Sesto e l'avvocato Taormina, di aprire un contenzioso allo Stato italiano, al governo italiano. Io voglio 100 milioni di euro. Mazza, 100 milioni di euro. E che cazzo tu? Ma ho capito, però io ti chiedevo quanto hai perso in questi primi mesi. Non ti ho chiesto. Hai perso? Sì. Mazza tu. Ma quanti coperti fai? 2 milioni al mese. 2 milioni al mese, vabbè. Dobbiamo togliere uno zero, però, dai. Non esagerare. Ho capito. Però mi aspettavo, Rino, mi aspettavo da te, noi che siamo amici, voglio dire, tu mi trattassi più o meno alla pari con Del Debbio. Perché a lui ti sei messo il camice e con me non ti sei messo nulla? E perché tu sei un povero, ti vieni con questi telefonini, poi sei venuto con tutto l'attrezzatura. Un povero? Non ho capito, un po'. Ma secondo te, sai che per arrivare fino a Gravina c'è un volo?
Siamo poveri, ma siamo frizzanti. Poi io, questo amico tuo, questo dove di Mola? Questo sì. Signore? Come Nicola. E lui si trova a Karlsruhe, in Germania, però è di Mola. Signorino, io sono di Mola di Bari e il mio cognome è Balzano Nicola. E a Giovanni, c'è il sito, a Giovanni Balzano, a Gian. Mio fratello. Mio frate Giovanni, compagno che stiamo ancora. Sì. E tu sembri una persona normale. Vabbè, non parliamo delle persone che non sono presenti. Bravo Vito, bravo. Tu frate Giovanni, compagno me. Il compagno tuo? Sì. Come no? Gianni. Lo salutiamo. Che suona sempre con la cazzo di canzone di Celentà. Certo che devo dire, scusami, ma per essere così peperoncino, Turrino, ancora, che cavolo ti mangi? Vito, tu conosci la mia lista che ho fondato il partito e tu ti devi candidare con me nel nazionale, perché io ho deciso di entrare nel panorama nazionale, perché tu sai che prima facevi il comico, i comici non fanno ridere più. Adesso fanno ridere i politici e quindi facciamo i politici. Senti, ma i comici, sì, hai detto una cosa vera, però i politici ci sono stati sempre, hanno fatto sempre, insomma, un po' ridere, dai, con le loro leggi. Un po' ridere, perché tu prima, diciamo tu che sei un addetto ai lavori come me, prima accendevi la televisione, vedevi Zelig, vedevi Colorado, poi cosa c'è? Quarto grado, guarda. Oh, non mi parlare male di Nuzzi, che quello c'è in cazza, eh. Nuzzi, la stessa testa, cioè. Lui sì. No, Nicola parla di un giornalista Mediaset che lavora a Rete 4. Però sì, Nicola... sì, ho capito. Nozze è un filo governativo. Comunque. Ma io ieri sera lo stavo guardando dalla Germania, a signor Rino. È vero. Io ieri, mi sono sentito con Gianni. Quindi tu stai col figlio di Gianni pure, sta da te. Sì. Adesso mi sa, adesso che è nata la piratina, Giovanni. Hai visto com'è piccolo il mondo? No, il mondo è grande, che manata internazionale, un secolo, compagno mio. Rino, poi ci sentiamo in privato, ti mando qualche messaggio. Sì, l'anno scorso, come ieri, Gianni è stato qui perché mi è apparso su Facebook. Venne con De Leonardis, Papillon. E vengono parecchie persone. Ho capito. Ma non e solo, dici... Non solo, diciamo che vengono da tutte le parti. Da tutto il mondo, Vito, non sto cascando. Lo so. Senti, se tu avessi la possibilità di portare a cena il primo ministro, che cosa gli offriresti tu come azienda? Sai, per cominciare a colloquiare. Dacci un menù. Che tipo di presenza chiedessi il primo ministro? Il primo ministro, com'è? Il primo è quello che a te piace, è il nostro governo. Sì. Capisci, con due bastoncini Findus. Tu come due bastoncini Findus? Che cacchio sarebbe? Ma quello è un tipo prete, capito? Quello viene da... Dice, hai visto come si veste? Quello è stato messo, capito, dai preti, da San Giovanni Rotondo, in un proteggio, è un prete sfogliato. Quello dice, mangiano tipo refezioni, due bastoncini di pesce, un'insalatina, spaghetti, pollo insalatina, una tazzina di caffè, quello è. Vabbè, ma tu non credi che lui, cioè non è che le decisioni le prenda solo lui, le prendono in tanti. Allora, ascolta, Conte è un accentratore, ascolta tutti e poi fa cosa dice lui, un po' come me. Allora siete due caratteri uguali, simili. Due caratteri diversi, prende al fuoco quasi spesso. Ti ricordi i collegamenti che facevi con l'amico Giancarlo? Ti ricordi quando facevamo praticamente sia Cobò e quando facevamo tutto a posto, poi ti spieghi. Da lì hanno preso spunto poi i due, come si chiamano quei due? Più Amedeo. Là è nata l'idea, il format era nostro, però sai, poi
anch'io uso Piazza Arda, però diciamo adesso vedi sta ritornando un po' questo trash televisivo, che è un po', diciamo, a me, io adesso sono ritornato piacevolmente a fare un po' di televisione, perché diciamo riesco anche a sfogarmi un po' con le persone, mi manda a fare in culo e poi sono contento. Senti, Vito, voglio fare un complimento al signor Rino, che io 22 anni gastronomia ce l'ho pure sulle spalle. Mi piacciono questi piatti cazzuti che fa il signor Rino. Sono una cosa formidabile. Allora, praticamente il piatto cazzuto, quello veramente nasce dall'esperienza, diciamo. Mentre voi a Mola avete una cultura marinara, noi abbiamo una cultura della pastorizia. Io, avendo fatto anche il pastorello, avendo avuto il bestiame, si tramanda da generazione. Anche se io per 40 anni mi sono interessato di abbigliamento, come tanti molesi che tu conosciamo, che si sono, hanno inventato dei marchi, io ne conosco parecchi di persone che stanno in Germania, che hanno fatto anche un po' Panzini, hanno fatto Pino Panzini un po' la storia dell'abbigliamento, perché io a 40 anni di mestiere, Nicola, mi ritengo uno storico. Poi ho sempre avuto la cultura dei piatti, che da lì, quando è stato mio ospite a Marini di Pisticci, una volta mi sembra abbiamo mangiato un cicchiale, cioè, c'era anche il fratello di Nicola, quindi, ah sì? Sì, quindi diciamo che certe cose le devi avere nel sangue, perché a recuperare la materia prima, preparare quei piatti, con una certa, non è facile, non è per tutti. Sì, vero. È vero. Siamo un duro lavoro, posso dire, con molta, diciamo, orgoglio, ci è esploso in mezzo alle mani. Purtroppo è scoppiata la pandemia. Io credo poco a questa cosa, non credo mai. Che il problema c'è, ne prendo atto. Sì, ok. Sì, ti sento. Vito? Certo. Però ci si sta esagerando e marciando anche sopra molto ci state marciando, soprattutto i politici che mettono tutti questi sapientoni, questi scienziati, queste aziende iperpagate per fare che cosa? Io dico, vuole liberare le nostre attività come oggi ha fatto il governatore della Calabria, ci volete liberare? Io, se è vero come dicono loro, sul campo, ma io a casa non c'è da stare più. Certo, capito. Va bene. Rino, però, allora adesso, siccome siamo quasi in chiusura, dispiace che ogni tanto la linea si blocca. Purtroppo i collegamenti su web sono così. Mi ripeti, mi mandi alcuni messaggi? Mimmo, nel frattempo, glieli leggo a Rino, glieli leggo, dai. Così almeno vede chi... Allora, Vesuvio VI dice: grande Rino, leggiamoli un po', così lui li sente. I migliori sapori sono i rurali della casa di Rino e Vucciaria. Giuseppe Gentile: Giacomo Sicilia, grande personaggio, molto intelligente e molto ironico. Rimani sempre così, Rino. Poi, Francesco Imbriani: grande Rino. Ah, adesso Alessandro Bucci: Rino, vai così, sei grande. Mazzate quanto tifo che c'hai. Un uomo cazzuto che sa il suo fatto. Vedo intanto esposta la bandiera. Che fai? Che stai facendo, Rino? L'ho bruciato perché l'ho presentato, Rino. Non fare così, Rino. No, Rino, non vorrei che si bruci la... No, ma non vorrei che si bruci la... Oh, che succeda qualcosa alla tua Vucciaria. No, ho capito. No, va bene. No, abbiamo 2 minuti. Ma ti sei spostato per caso? Ma guarda che ha fatto, ha bruciato. Vabbè, senti Nicola, perdonami se non ti ho fatto parlare tanto, però... No, non è un problema. Nel frattempo, non c'è una zona migliore dove puoi parlare? Ti sei spostato dove vedi... Ecco, adesso sì, ti vedo affumicato. Adesso sembri da mangiare, Rino. Avvicinati, Rino, avvicinati al microfono. Avvicinati al microfono, al cellulare, dai. Bravo, fermati. Cosa hai fatto? Ma perché l'hai bruciata? Che hai detto? Rino? Non si sente. È una zona migliore.
Sì. Oh, adesso ti ho sentito, una zona migliore. Ho bruciato la bandiera. Hai bruciato la bandiera, vabbè. Ho bruciato la bandiera perché sono rappresentato da questa compagnia. Vabbè, va bene, io non ti sento più purtroppo. O esci e rientra, non so se c'è il tuo amico che lo può fare. C'è il tuo amico, come si chiama il tuo amico? Sì. Come si chiama il tuo amico, Rino? Giuseppe. Vabbè, Giuseppe Conte. Veramente. Io ho sentito Giuseppe Conte. Fammi con la Giuseppe Conte, hai detto si chiama sì. Così? No, non credo, dai. Non credo proprio. Ma voi gli state dando importanza a questo qua? No, non è che gli stiamo dando importanza. Forse io ho sentito questo nome e cognome. Io chiedevo il nome del tuo amico. E ho sentito Giuseppe Conte. Il mio amico si chiama Pasquale. Sei Pasquale. Tu che l'hai detto prima, non io. Nicola, nel frattempo sì. Che recuperiamo un attimino il caro Rino Manada, che ne ha dette di tutte cose, assumendosene tutte le responsabilità del caso, perché voglio dire, noi cerchiamo di dare voce naturalmente a tutti quelli che ne hanno bisogno. Rino forse non ne ha bisogno a livello comunicativo, perché è uno che si fa sentire, ha anche tanti followers, come dice lui. Vabbè, c'ha anche le sue ragioni, eh. Però lui ha le, come dire, espone le sue ragioni, e c'è chi chiaramente le espone in una maniera e lui le espone in un'altra maniera. E ha un carattere abbastanza, come dire, bello forte. Cazzuto. Come le sue ricette, come i suoi cazzuto, un carattere cazzuto. Certo. Secondo me lo hai fatto arrabbiare tu, Nicola. Ah! perché gli hai detto che al secondo giorno in Germania già davano i soldi, che ai ristoratori davano i soldi. Ah, eh sì, probabile. Va bene. Vediamo un po' se ci torna il collegamento con Rino, tanto il nostro regista che voglio salutare, Mimmo Mastandrea, abbiamo ancora qualche minuto, vediamo un po' se riusciamo a ricollegarci. Tu invece come te la passi in Germania? Io sto in attesa della chiamata per il lavoro, adesso sto in cassa integrazione e vado dai miei ex colleghi della gastronomia, andiamo un po' a passare il tempo a chiacchierare. Ho capito. Va bene. Allora, mi dicono che purtroppo il collegamento è saltato tramite quella bandiera che è bruciato. Va bene, di Rino. Io lo saluto, il signor Rino, grande personalità. Certo, la prossima volta gli tiro le orecchie, perché gli ho detto porta le cuffiette, sei scordato. Va bene. Senz'altro lo vado a trovare quando vado in Italia. Ok, allora, grazie Nicola, grazie a Rino Manara. Ciao Vito, grazie a te. E chiudiamo questo nostro blocco e questa puntata in questa maniera, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato. E viva l'Italia, e viva Euralite, e viva soprattutto, ecco, l'energia che tutte le attività ci mettono per ripartire. Ciao a tutti, Amarcord.